Livio Tonello, siamo a Pianfei, nel retro della palestra Kinesis. Siamo qui a presentare la Mondo Food Merlese per la stagione 2017. Raccontaci un po' questo avvio di stagione e come sta andando la vostra preparazione. Ma la nostra preparazione va bene. Noi abbiamo un po' un miscuglio di palestre per problemi di lavoro, problemi personali, per cui abbiamo il battitore e la spalla che si allenano con Emanuele alla palestra Tribù in Movimento in San Caffiero di Busca, quindi del preparatore. Ciao! E poi magari vi dirà anche qualcosa. Poi abbiamo Rinaldi che si allena qua al Kinesis con i giocatori della Serie C e Luca Lingua che è seguito da Bonelli e usufruisce anche della palestra in linea a Mondovì. Ecco, qual è un po' la preparazione del capitano? Allora, con Pettavino Magnaldi abbiamo cercato di postare un lavoro principalmente sui punti deboli, quindi un pochettino sulla rapidità, sulla capacità di essere resistenti durante tutta la partita per provare a fare ancora un salto di qualità ulteriore rispetto allo scorso anno. Ecco, ripasso la parola a Livio, vediamo allora la squadra del prossimo anno. Sì. Presentaci i tuoi ragazzi. Premetto che noi una volta o due alla settimana ci troviamo in questa palestra qua a fianco del Kinesis, perché dobbiamo fare anche un po' di gruppo, per cui dobbiamo ritrovarci e qua è tutta la squadra, compresa la Serie C e il nostro giovane anche che farà poi il campionato juniores. Allora, falli, chiamali a raccolta. Partiamo da Luca Lingua, che è nato nella Merlese, fa parte del nostro vivaio. L'anno scorso l'abbiamo chiamato in causa e ha fatto bene, per cui quest'anno gli abbiamo dato la possibilità di entrare a far parte della squadra di Serie A. Terzino al largo. Terzino al muro, abbiamo un nuovo acquisto. Henry. Che non abbia bisogno di presentazioni. 2 anni fa campione italiano, l'anno scorso vice campione, quindi Rinaldi è lui. Da centrale abbiamo un nuovo new entry. Sì, Magnaldi Marco, quest'anno è centrale, lo cambia totalmente ruolo, un battitore nella Caragnese, lui ci crede, noi crediamo in lui, si sta preparando alla grande. E infine il capitano, confermato. Non mi ricordo più il nome, Pettavino Andrea. Lui ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso, ma non deve essere appagato e quest'anno vogliamo qualcosina in più. Già appunto, Andrea, come sta andando la preparazione in questo freddo inverno? No, sta andando bene, i ragazzi si danno tutti da fare, e la rosa è tutta motivata perché tutti noi abbiamo da migliorarci o cercare di ottenere risultati migliori ai livelli dello scorso anno. E quindi speriamo di dare spettacolo in campo.